vi parlo del gratitude journal, il diario della gratitudine. Cos'è il gratitude journal? È appunto un diario dove ogni giorno scrivete almeno 3 cose per cui siete grati, 3 cose riguardo a quella giornata. È un modo per diventare consapevoli delle cose belle che abbiamo nella nostra vita, non darle per scontate, riconoscerle quando le viviamo, e soprattutto è un modo che si lega al concetto di mindfulness per ritrovare consapevolezza nella propria vita, quindi non vivere con il pilota automatico, ma effettivamente essere nei momenti che viviamo. Questo è il mio Gratitude Journal, è il My Green Book, me l'ha mandato Activia Danone, lo potete avere anche voi, vi dico come qui sotto, ma non ha importanza assolutamente quale quaderno usate. Come funziona il Gratitude Journal? Prendete appunto un quaderno, ogni sera o in un momento che preferite della giornata vi fermate un attimo, fate mente locale di quello che è successo nelle ultime 24 ore e scrivete almeno 3 cose per cui siete grati. Premessa, non è facile. Da una parte non siamo abituati a valutare e a riconoscere i piccoli momenti di felicità quotidiani. Un altro motivo per cui è difficile è che non sempre le giornate sono positive, a volte abbiamo delle giornate di merda, tutti. Sforzarsi di trovare dei lati positivi nonostante la giornata di merda è un esercizio molto faticoso ma anche molto utile, perché aiuta a rimettere in prospettiva le cose. Quante cose scrivere? Raccomandano chi? Non lo so, si raccomanda in generale per il Mindfulness Journal almeno 3 cose. Sono poche cose, ma sono il giusto numero per effettivamente apprezzare una giornata, quindi vi consiglio di iniziare con 3 se riuscite. Potete fare come me, che lo tengo molto essenziale, oppure potete raccontare proprio cosa è successo, quindi scrivere una sorta di piccolo diario di quel momento. Color coding. Color coding vuol dire assegnare un colore ad ogni categoria, ed è una cosa che io faccio e che tra poco vi spiegherò, perché vi aiuta a capire quali sono le cose per cui siete più grati e quindi che riconoscete con più facilità e potete anche apprezzare nel momento con più facilità, e quali sono invece le aree, diciamo, dove potete migliorare. Alcuni consigli: mantenete il tutto molto semplice, quindi deve essere una cosa veramente un momento breve dove voi riflettete sulla vostra giornata, buttate giù questi 3 pensieri, questi 3 momenti, fine. Non vi porta via tempo, potete farlo veramente in qualsiasi momento, potete farlo anche alla fine di una giornata faticosissima, perché è veramente un piccolo momento. Rendetelo una routine, quindi fatelo tutti i giorni alla stessa ora. Io lo faccio la sera prima di andare a letto, quando sono già nel letto, quindi lo tengo sul comodino con la penna e lo faccio tutte le sere in quel momento. Se siete troppo stanchi la sera, fatelo la mattina, fatelo all'ora di pranzo, portatelo in borsa e fatelo in autobus, qualsiasi cosa. Trovate il vostro momento e rendetelo appunto parte della vostra vita quotidiana. Non forzatevi di scrivere se non vi sentite di farlo, ovvero non deve essere per forza tutto positivo. Ci sono dei momenti in cui le 3 cose non vi verranno. Sono viva può essere un'ottima cosa per la quale essere grati, e a volte in alcuni giorni è l'unica cosa per cui essere grati, lo so. Ora vi faccio vedere il mio Gratitude Journal, come l'ho fatto e come l'ho impostato, quindi se volete prendere spunto sentitevi liberi di farlo, ma se già tenete un Gratitude Journal e volete voi dare degli spunti a me, sono felicissima di sentirvi. Questo è il mio My Green Book, è un quaderno molto bello con la copertina satinata piuttosto spesso e anche con le pagine piuttosto spesse, ed è prodotto da Nava, che è un'azienda di design per Activia. Voilà, every story needs a book, ogni storia ha bisogno di un libro. Sì, decisamente. Qui c'è una sorta di piccola spiegazione su come usare il My Green Book, che è più o meno quello che vi ho detto. Questo è il mio color code. Allora, io ho diviso in the little things, le piccole cose, famiglia, lavoro, cose nuove che faccio, quindi diciamo uscire un po' dalla comfort zone, sport e stare fuori, e amici. Questo, vabbè, è i miei dati, e questo è come appare il mio Gratitude Journal. Come vedete è semplicissimo, quindi questa è quello che è successo ogni giorno, le 3 cose, e queste sono le date dei vari giorni, a volte faccio anche un disegnino. Questo è un giorno a caso, ad esempio qui, che era il 10 febbraio, le mie 3 cose felici erano che avevamo prenotato i biglietti per andare a Roma per half term, che avevo visto questo nuovo telefilm che si chiama The Bridge, e che avevo trovato una valigia carina, vintage, a un mercatino per tipo 10 pound,
E come vedete sono cose semplicissime, quindi non c'è bisogno di scrivere cose grosse. Poi quando succedono le cose grosse, tipo questa, ta-dan, stellina. Come vedete, vicino ad ogni evento ho messo questo piccolo color coding. Ho fatto semplicemente un pallino con degli evidenziatori. Questo perché il mio obiettivo è fare queste statistiche mensili, per ora c'è solo febbraio, in cui io conto poi i momenti per ogni categoria e vedo le cose che mi hanno resa più felice, in questo caso famiglia e le piccole cose, anche lavoro, e vedo quelle su cui devo lavorare un po' di più. Per esempio qua c'ho poco sport e pochi amici, quindi per marzo questo è l'obiettivo. Ho fatto anche questa pagina, che per ora è abbastanza vuota perché l'ho appena inaugurata, Feel Good Books and Feel Good Movies, e sono quei film e quei libri che mi rendono felice. E alla fine ho fatto un paginone su cose di cui sono grata in modo generale. È utile avere un colpo d'occhio per ricordare sempre le cose importanti e le cose grandi, e penso che questo sia un bel modo per farlo. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al mio canale, perché come vedete sto pubblicando sempre più video e ci sono un sacco di cose in programma. Intanto grazie e ciao!